adesso hai la parola. Scusa, è semplicemente una domanda. Sì. Scusatemi, non so adoperare il computer con i chat che mandano gli altri, io non lo so fare. Allora, la domanda è questa ed è diretta alla dottoressa Bizzari. No, sì, Bizzari. È questa qui. L'interessantissima sequenza fatta sull'autismo, in particolar modo sull'Asperger, ha delle particolari indicazioni, non è detto che le dica oggi, ma perlomeno ci indirizzi, per stare vicino a questi soggetti e soprattutto poterli educare, istruire, amare, confortare nella maniera migliore all'interno di una classe, anche con interazione con gli altri. Questa è la domanda, cioè se esiste un metodo, se l'hanno costruito. Come facciamo? Prima raccogliamo le domande, poi... Ma sentite, io ho qui, vedo la chat e quindi poi posso girare a tutti, quindi leggere la chat della piattaforma dalla quale stanno parlando i relatori. Ma io direi che se sinteticamente, se siete tutti d'accordo, io proverei a cominciare a rispondere, perché altrimenti, diciamo così, rischiamo poi di perderci un po' tutte quante le domande. Quindi io direi, brevemente, dottoressa Bizzari, se risponde alla domanda di Gioietta, dopodiché poi vi leggo quelle che sono sulla chat, ho registrato anche quella di Stefano che mi sembra la facesse a me, oltre che a lei, anzi può rispondere a tutte e due, perché lei per ora è la più gettonata, quindi c'è una domanda di Gioietta e una di Stefano. Prego. Prego. Cercherò di essere breve perché sono domande che darebbero adito a un altro congresso. Sì. Proprio. No, allora, inizio dall'insegnamento. Una tecnica vera e propria indirizzata esclusivamente all'insegnamento per gli individui con autismo a alto funzionamento non c'è che io sappia. Io non sono un'esperta in tecniche didattiche, anche se ho seguito il master per i bisogni educativi speciali, però sull'autismo in particolare è ancora un po' fumosa, ma il problema è che secondo me anche le metodologie rispecchiano quella che è la definizione. Se abbiamo una definizione fumosa delle problematiche, è chiaro che anche gli strumenti adottati saranno eterogenei tra loro e via dicendo. Però due cose. La prima, mi viene in mente la tecnica dell'active learning, che è questa tecnica di diciamo interazione tra insegnante e studente che sta andando sempre più di moda, che viene sempre più utilizzata e che secondo me potrebbe essere un ottimo modo per sollecitare l'interazione che da parte degli studenti con autismo a alto funzionamento probabilmente non è spontanea e quindi va sollecitata. Un'altra cosa che ho trovato interessante e che mi preme di condividere con voi, perché secondo me ha avuto una storia infelice, è quella di una sorta di teoria, di un contributo offerto da uno psichiatra che ho citato, che è Georg Frankl. Frankl non è conosciuto, ma io trovo che sia illuminante, che se fosse stato conosciuto diversamente avrebbe anche cambiato la storia dell'autismo, perché lui di fatto fu il maestro di Asperger, colui che poi dà il nome alla diagnosi, ma in quanto ebreo fu costretto a fuggire dall'Austria dove lavorava e, coincidenza dei fatti, volle che andò in Kansas a lavorare con Kanner. Quindi è lui che di fatto esamina il famoso caso Donald Triplett, che poi però pubblicherà Kanner, e via dicendo. Frankl, in una tesi che non è mai stata pubblicata, ma che ho trovato, peraltro vi consiglio, un'autopromozione, però non lo faccio per autopromozione, ma perché credo possa essere utile. Io e Filippo Muratori abbiamo tradotto questo testo in italiano,
quindi non si trova in inglese in originale, ma abbiamo la fortuna di averlo in italiano, si chiama Alle origini dell'autismo, il ruolo dimenticato di Georg Frenkl, dove Frenkl parla appunto della differenza tra quello che è il linguaggio della parola e il linguaggio affettivo. Il linguaggio della parola appunto rispecchia quelle che sono le nostre convenzioni sociali e quello che impariamo. Il linguaggio affettivo invece è il linguaggio emozionale. E lui dice che i ragazzi con autismo ad alto funzionamento hanno problemi nel linguaggio affettivo e che quindi avranno problemi anche in quello che è il contatto affettivo, che poi è quella che ho descritto come interaffettività. E lui suggerisce una cosa che secondo me può essere utile anche nel contesto educativo, ovvero di adattarsi al linguaggio compensatorio che dimostrano questi ragazzi. Lui sostiene che nel momento in cui il linguaggio affettivo è distorto e corrotto, i tanti soggetti con autismo dimostrano di voler comunicare in altro modo. Quindi dice: siamo noi che dobbiamo adattarci al loro modo di comunicare e quindi anche adattare, secondo me, l'insegnamento a quella che è l'unicità individuale che è stata poi sostenuta anche nel modello DIR che ho descritto. Spesso mi viene da dire questo così, però purtroppo non sono molto esperta in didattica, però insomma. Grazie. Chiederei sempre dottoressa Bizzari a questo punto risponda anche alla domanda di Stefano. La vuoi ripetere, Stefano? No, ma la mia era un po', diciamo, appunto, sì, una riflessione un po' più generale, sì. Non è necessario che risponda, non so come vuole. Ma posso fare una puntualizzazione per rendere un po' più chiaro il discorso della musicalità. Cioè, ho adottato il linguaggio musicale perché mi piaceva, perché mi sembrava molto adatto. In collaborazione appunto con Thomas Fuchs, ma anche con una ASL di Parma, ho partecipato anche dei laboratori di musicoterapia, che è il motivo per cui poi mi è venuta l'idea della musicalità. Di fatto questi tre livelli che ho individuato, che sono ritmo, sincronia e coordinazione, nella mia prospettiva corrisponderebbero a tre livelli di sviluppo della vita soggettiva, che sono il sé a livello del ritmo, quindi la ritmicità che possiamo osservare anche a livello appunto cerebrale, come sostiene Fuchs in Ecology of the Brain, è quella che ci garantisce una sorta di continuità ontologica e quindi il famoso senso del sé diacronico. Poi però incontriamo l'altro, quindi sé e sviluppo dell'intersoggettività nella sincronia e quindi senso del sé sincronico, quindi un senso del sé con l'altro, e infine con la coordinazione il sé si rapporta al mondo, quindi sono capace di percepire il mondo ma anche di trovarmi e di agire in attività sociali complesse e in emozioni complesse, che sono le emozioni di gruppo ma anche le emozioni di proprio sociali delle società. Un altro motivo per cui ho trovato utile adottare questo lessico è il fatto che ci permette di distinguere, è una cosa molto specifica, però mi è stata molto utile per i miei studi, tra schizofrenia e autismo. Perché? Perché di solito queste due patologie, quando si parla di emozioni e di socialità, vengono accomunate, soprattutto l'autismo ad alto funzionamento, tant'è che in rari casi, ma c'è chi sostiene che autismo alto funzionamento sia una sorta di precondizione di uno stadio che precede l'emergere della schizofrenia. In realtà una descrizione di questo tipo, che permette di andare un po' a fondo rispetto ai livelli dell'individualità e della socialità, fa capire che non è così. Perché? Perché a mio avviso, e dai dati raccolti attraverso delle interviste qualitative, il problema nell'autismo alto funzionamento è a livello della sincronia. Il ritmo funziona bene, il senso del sé è intatto, ma è la sincronia che non funziona, è l'incontro con l'altro che dà dei problemi. Nella schizofrenia invece i problemi sono a livello anche del sé diacronico, i livelli sono ontologici, non solo relazionali. Il ritmo è già corrotto, lì è già proprio, c'è cioè proprio questa frammentazione del sé che crea
la frammentazione, i problemi della socialità. Quindi i risultati sono gli stessi, cioè se si osserva la socialità di uno schizofrenico e la socialità di un Asperger, sono simili, sono uguali, ma le cause sono diverse e questo è importantissimo per la terapia, ma anche per la convivenza quotidiana da parte delle famiglie e via dicendo. Quindi diciamo che questo lessico musicale è stato un po' un escamotage anche per permettermi di andare a fondo nella descrizione dei diversi tipi di implosione dell'emotività che possiamo osservare nelle psicopatologie. Allora, procedendo, voi la vedete la chat, sì, quindi c'è una domanda per Stefano, alle 12.30 era... Io non la vedo la chat. 12.36, c'è una domanda per Stefano Berni. Dunque, io la leggo per gli spettatori che non possono vedere, che forse non possono vedere la chat. No, ma la vedo, sì, che non possono vedere la chat. Comunque, la leggo, è piuttosto lunga. Quindi, Stefano, poi a te la risposta. Domanda per Stefano Berni. C'è differenza fra un'emozione e la sua manifestazione fisica? Ad esempio, nella riflessione sull'amore, mi sembra che dire che l'emozione è l'attrazione fisica riduca l'emozione alle sue manifestazioni fisiche, che sono presenti ma non spiegano come, ad esempio, l'immaginazione o la memoria possano a loro volta generare manifestazioni fisiche di attrazione. Non sarebbe meglio parlare per l'emozione di attrazione, senza specificare il termine fisica, in modo da includere la complessità che coinvolge? Grazie. Sì, no, la domanda è correttissima. Effettivamente è chiaro che io ho molto semplificato, non ho parlato dei ricordi, non ho parlato dell'immaginazione, però brevemente, allora, praticamente sono due domande. La prima, se c'è un rapporto diretto fra emozione e attrazione fisica è la stessa cosa, sono due cose distinte. Non mi ero preoccupato di questo problema, nel senso non ci avevo ragionato sopra, ma è correttissima. Io direi che l'emozione è certamente qualcosa che viene prima, che poi si esprime quasi istantaneamente nella nostra espressione fisica, insomma. Nel momento in cui io vedo il famoso orso di fronte a me, mi parte una scarica di adrenalina, di altre sostanze, e subito dopo chiaramente la mia espressione si riverbera sulla mia corporeità, quindi si rizzano i capelli, mi si secca la gola, il cuore comincia a pompare rapidamente perché devo scappare, cioè sono tutti gli automatismi, come dicevi tu Roberto, che sono appunto quasi istantanei. Quindi ecco, non lo so se c'è un il collegamento è fortissimo, ma se c'è un prima o un dopo non saprei dire, insomma, no? Chiaramente non sono uno scienziato, un esperto di queste cose. L'altra domanda è giustissima, anche l'altra domanda che mi si pone, chiaramente il ricordo è fondamentale, no? come dicevi anche tu Roberto, cioè il ricordo è qualcosa, appunto, come dice la parola stessa, che richiama una memoria, che richiama qualcosa di già vissuto. Quindi le nostre emozioni poi vengono rivissute continuamente. Questo quindi però dove? Là nel sentimento, cioè nel sentimento c'è anche il risentimento, c'è anche il risentire, c'è anche il risuonare, no? delle cose che abbiamo acquisito. Quindi mentre l'emozione e la passione è qualcosa, appunto, dicevo, di abbastanza rapido dal punto di vista temporale, il sentimento e poi anche la parte cognitiva, che non dimentichiamo che comunque esiste, ritorna a... immagazzina le esperienze fatte, quindi la memoria, l'immaginazione sono fondamentali, insomma, no? Semmai per rivivere certe esperienze, per rivivere o per correggere certe esperienze, sempre per il discorso che facevamo rispetto all'orso, no? Ne abbiamo parlato più volte prima di questo convegno, di questo esempio dell'orso. Se uno è addestrato e ha fatto molte emozioni, si è messo di fronte all'orso più volte, poi piano piano impara, no? Impara delle tecniche, diciamo, cognitive a controllare la propria emozione. Sanno benissimo gli esperti che la migliore forma per quando troviamo un orso, quindi è un consiglio che do a tutti, quando camminate nel bosco
anche in Toscana ci sono un po' di orsi, quando lo incontrate non dovete correre, non dovete fuggire, perché l'orso, anche lui, istintivamente tutto ciò che vede muovere lo prende e lo rincorre. Quindi l'unico modo per affrontare l'orso è quello di rimanere fermi e farsi leccare il viso dall'orso, no? Queste sono tecniche di apprendimento, ovviamente, che vanno al di là della parte emotiva e sono tecniche di controllo delle proprie emozioni. Lo sanno benissimo, per esempio, i militari, no? che affrontano in guerra, per esempio, si addestrano. L'addestramento è fondamentale in tutto. Quindi grazie all'addestramento, all'allenamento, si impara più o meno a controllare le emozioni. Io non riesco ancora a controllare le emozioni, infatti adesso sto parlando, mi si sta seccando la gola come se fossi in guerra, invece sto tranquillamente seduto su una poltrona a chiacchierare, a conversare con persone molto, molto intelligenti. Però ecco, la parte antica del cervello continua a darmi indicazioni invece di pericolo, per esempio, no? Quindi c'è questa contraddizione, no, di cui si parlava prima, di cui Maffei parlava prima, insomma. Allora, scorro dall'elenco della chat. C'è una domanda per me. Lei condivide la distinzione del professor Berni tra emozioni, passioni e sentimenti? Se sì, come colloca i sentimenti nella sua interessantissima riflessione? Dunque, qui c'è una, non un dualismo, ma c'è un po' un'ambivalenza. Dunque, dovremmo fare riferimento al paradigma della complessità, per esempio, al nuovo paradigma, quello che dobbiamo ancora mettere a punto, però non c'è tempo di fare questo. Quindi, provvisoriamente, io direi questo. Le esperienze umane, così come il mondo naturale, sono descrivibili, al nostro livello perlomeno, come un qualcosa di continuo. Le suddivisioni, le schematizzazioni, le classificazioni, compresa, attenzione, la classificazione degli esseri viventi. Non so, qui faccio riferimento ai miei antichi studi di biologia, per cui nel 1700 Linneo creò un sistema della natura nel quale pensava di aver descritto tutte le specie esistenti. Non mi ricordo esattamente quanto erano il suo libro, ma erano alcuni ordini di grandezza inferiori, perché oggi sappiamo che le specie esistenti sono milioni, le specie di esseri viventi che esistono. Ma lui era convinto, appunto, lo scrisse in una sua celebre frase, le specie che esistono al mondo sono tutte quelle che la potenza divina ha creato, in sostanza. Oggi sappiamo che non è così, che i confini tra le specie sono labili, per esempio. Abbiamo una visione molto più avanzata, molto più articolata e molto più complessa. Per cui, tendenzialmente il mondo naturale e sociale del quale noi abbiamo esperienza è un continuum. Dice, ma allora è un continuum, le classificazioni a che servono? Le classificazioni ci servono perché non abbiamo altro strumento per poterci gestire nell'ambito del mondo. Dobbiamo essere consapevoli che sono provvisorie, così come il sistema della natura di Linneo è stato poi sostituito da altre visioni che sono molto più avanzate, per cui, in sintesi, provando a rispondere a questa difficile, almeno per me, a questa difficile domanda, diciamo che le classificazioni sono sempre in se stesse arbitrarie, per cui i confini sono mobili, per cui ci sono eventualmente emozioni che possono passare da una categoria all'altra, ma soprattutto bisognerebbe intendersi su cosa effettivamente significano determinate parole, però le classificazioni sono anche necessarie, perché senza quelle non saremmo in grado di procedere proprio in un mondo che è complesso, perché con la continuità, e qui ci sono di mezzo anche le questioni della matematica, dell'infinito, per esempio, e dell'infinitesimo, sono questioni veramente, se non classificassimo, non ce la faremmo. Così come, non so, il calendario, per esempio, anche quella è una distinzione arbitraria, perché sappiamo che l'anno non dura esattamente 365 giorni, tot ore e così via. Però per vivere in questo mondo è qualcosa del quale non possiamo assolutamente fare a meno. Quindi la risposta è sì e no.
Quindi sono d'accordo da un certo punto di vista, sono in disaccordo da un altro punto di vista, perché se lo guardo oggettivamente vedo appunto la continuità e la complessità. Quindi ho risposto anche alla seconda parte, come colloca i sentimenti nella sua interessantissima riflessione, sono un esito di questo, sono un'estremità di questo continuum, semplicemente. E quindi poi, di fronte a domande di questo tipo, in realtà io avrei bisogno di rifletterci, ma mi fermo qui appunto perché non è possibile farlo in diretta. Dunque, ci sono altre domande che sono arrivate e qui non c'è un destinatario preciso. Cosa accade alle emozioni nei social media? Chi di voi è più preparato per questo? Cosa accade alle emozioni nei social media? Provo a dire una cosa io, eh. Dunque, quelle che noi, bisognerà poi rivedere anche il lessico, ma quelle che noi chiamiamo emozioni ci sono sempre. Noi l'abbiamo dimostrato prima della nostra ricerca del 2015 attraverso un lavoro che facemmo quasi casualmente su gruppi collaborativi online. Avevo una collaborazione con l'Università di Firenze, con il Laboratorio di Tecnologie Educative. Facemmo un lavoro sui gruppi collaborativi online che evidenziò chiaramente che pur benché questi gruppi comunicassero soltanto a distanza, le emozioni ce le mettevano quelli che comunicavano. Quelli che scrivevano i messaggi li scrivevano chiaramente con una base emotiva e si rapportavano all'interno del gruppo, cioè gli schemi di relazione all'interno del gruppo avevano chiaramente delle componenti emotive. Quindi le emozioni non si possono, diciamo, non si possono eliminare, perché sono la base del nostro comportamento. Il concetto di emozione va esteso, non sono manifestazioni più o meno estemporanee del comportamento umano, sono il fondamento. L'essere umano reagisce sempre così, prima in modo automatico a livello di organismo, poi attraverso tutti i filtri e i passaggi culturali esprime una sua reazione più o meno razionale, più o meno pensata. Quindi la questione, diciamo così, anche nei social media quello che accade è riconducibile chiaramente a un immaginario e a un mondo emotivo che è quello degli attori, delle persone che si scambiano, appunto, che si scambiano messaggi nei social media. E quindi ci sono. E il come si sviluppano, questo è un altro discorso, perché manca una dimensione, nei social media manca una dimensione fondamentale, che è la dimensione corporea, la dimensione fisica, diciamo così. Perché appunto non ci rapportiamo al nostro mondo naturale o sociale attraverso un discorso di percezione, elaborazione e risposta, razionale. Funziona in un altro modo. E in questo altro modo c'è una fonte di stimoli fondamentali, è costituita appunto dalle percezioni dell'ambiente fisico. Se mancano queste, ci sono dei problemi, si sviluppano dei problemi. Per esempio, è un lavoro già vecchio questo qui, è stato confermato comunque, è stato provato, per quanto sia possibile provarlo scientificamente, che leggere libri sul Kindle o leggerli libri su carta produce effetti diversi dal punto di vista dell'apprendimento e della cognizione. Se non ci sono altri interventi su questo, c'è un'altra domanda: è la cultura va praticata e diffusa? Ci rendiamo conto della rivoluzione dello streaming? Cosa accadrà all'educazione anche dopo il lockdown, ora che YouTube ci ha mostrato la sua potenza? Ma le domande sono collegate, no, rispetto a queste due. Sì. E sono domande complesse e importantissime, perché effettivamente sì. Il problema è che non abbiamo ancora, perlomeno io, ma credo anche molti di noi, non abbiano ancora uno strumento efficace per ragionare su questi temi. Cioè non sappiamo ancora esattamente quali sono le ricadute poi sociali e psicologiche. Quello che vediamo per esempio con la famosa DAD, noi insegnanti, vediamo, verifichiamo e speriamo costantemente la distanza, no? La difficoltà, diciamo, di scambiare anche appunto, avere un approccio emotivo.
quindi veramente il rischio della tecnologia, questa da sempre, è la selezione della complessità, è la riduzione, diceva Luhmann, no? Della complessità. Quindi effettivamente da questo punto di vista io sono molto preoccupato, però mi fermo qui perché non ho altre, veramente altre... Allora, se non ho capito male, qualcosa invece da dire ce l'ha Beppe. Sì, 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 perché molto interessanti le domande e bellissime le relazioni che avete, che ho ascoltato, mi ho perso un pezzetto ma poco. Anni fa mi succedeva, ero vicepresidente professionale del mio IPSIA a Firenze, mi succedeva che la campanella suonava alle 8 e a 10 alle 8 dovevo uscire da scuola per sedare delle risse fra alunni. E mi chiedevo, ma spesso anche le femmine, nell'IPSIA erano pochissime le ragazze perché soltanto i chimici e gli odontotecnici avevano classi miste, ma spesso succedeva in gruppi con le ragazze. E a questo punto mi chiedevo, ma come non siete ancora entrati a scuola? Perché già c'è questo litigio? E poi si scopriva dagli screenshot fatti dai genitori, eccetera, che il litigio era partito il pomeriggio prima in chat a distanza sulle connessioni. Chiaramente, mi sembra lo dicesse prima anche Stefano, è un tipo di comunicazione che tarpa molto della comunicazione, che la frustra perché manca il rossore della pelle. Io vedo le ragazze e i ragazzi che scrivono per far capire che sono arrabbiati, scrivono la parola tutta in maiuscolo, e cioè, mettono 4 punti esclamativi, ma le faccine, ma chiaramente tu non percepisci la reazione dell'altro. E quindi questa prima reazione istintiva non ha nessun modo di svolgersi per uno scambio di connessioni vera, no? È chiaro che arrivavano il giorno dopo e c'era la resa dei conti, era l'incontro, non essendo avvenuto prima, l'incontro era la resa, era il momento del confronto con una tensione già non mediata in nessuna maniera. Quindi io credo che sia importante questo, sia importante, ora si parlava dello streaming, ho visto che no, c'era, ecco, io credo che la scuola qui abbia un ruolo fondamentale, perché tradotto streaming è fluire, no? È flusso, è qualcosa che scorre. A scuola questo scorrere va frenato, a scuola questo fluire va bloccato e va analizzato. Anni fa una professoressa del CNR di Pisa, sapete ci sono le note della ricerca, e questa professoressa del CNR di Pisa ci fece un quarto d'ora di lezione su un tweet di Obama, spiegandoci la logica di quella frase scritta. Era una frase per certi versi sincretica, perché era una frase ripresa dai Simpson, e chiaramente era un modo per dire a chi, senza dire che era ripresa dal cartone dei Simpson, per cui era un modo per dire a chi leggeva: guarda che noi ci comprendiamo perché noi siamo dello stesso gruppo. Io parlo a te, ma io sono come voi, no? E noi siamo di un gruppo ristretto. Ci fece un corso, ci parlò moltissimo dello sguardo di Obama, che non guardava in faccia, ma era inclinato da un'altra parte, era rivolto da un'altra parte. Quindi c'era l'idea di un condividere uno sguardo che andava oltre, no, il parlarsi. Io credo che non possiamo oggi fare a meno di fermare quel fluire tremendo, velocissimo della nostra contemporaneità. A scuola dovrebbe essere il luogo della lentezza, il luogo in cui ogni prima tensione ha modo di svolgersi in tempi naturali. È uno degli ultimi baluardi della civiltà della conversazione, perché i famosi salotti dell'Ottocento sono spariti. E io vedo anche, ma mi fermo perché poi soltanto devo parlare dopo, ma io vedo anche un grande problema di legami fra gli studenti, perché la nostra generazione, ora a parte Valeria, le due Valerie e i giovani, la nostra generazione si trovava di fronte a scuola anche il sabato e la domenica, perché quel gruppo era anche un gruppo di amici che rimaneva tale anche oltre il tempo della scuola. Adesso questa socialità è frantumata. Gli alunni sono alunni, hanno questo percorso di condivisione grande dentro la scuola, ma fuori della scuola spesso non si ritrovano fra loro, si accontentano di essere connessi ma non in contatto. Io credo che abbiamo bisogno
dentro la scuola e fuori della scuola, di ricreare momenti di questo tipo. Per esempio, se io sento parlare molto di recupero della socialità quest'estate, ecco, io, come adesso non si può, in regioni rosse, non si può consumare dentro i luoghi, io metterei l'obbligo che adesso il caffè lo prendi soltanto al tavolo e devi avere qualcuno che si siede con te, come ai nostri tempi che per andare in discoteca dovevi avere comunque una ragazza perché dovevi entrare accompagnato. Metterei il veto di esperienze solitarie. Oggi c'è bisogno di una socialità forzata, di un rafforzamento, di una presa di contatto, perché è vero che prima lo diceva Roberto, l'uomo è un animale sociale, per cui io non temo che non si recuperi la socialità, perché è istintiva quella di essere con gli altri, la nascita delle città, lo sappiamo. Però abbiamo bisogno di un percorso accelerato, perché se noi non lo recuperiamo in tempo, deformazioni di questo tipo di rapporto possono essere pericolosissime, e la scuola da questo punto di vista, la scuola come tutti i luoghi di educazione, non soltanto la scuola, ha un ruolo secondo me fondamentale. Posso aggiungere una semplicissima cosa? Dunque, il YouTube, diceva la domanda, cosa accade all'educazione anche dopo il lockdown, ora che YouTube ci ha mostrato la sua potenza. Ecco, quello che ci ricordava Beppe è che ci ha mostrato anche i suoi limiti. Scusate un attimo, dobbiamo ridare la parola a Gioietta, abbi pazienza. Sì, un attimo. Dunque, ci ha mostrato tutti i suoi limiti. Ogni tanto ci scordiamo, proprio per come siamo fatti, come dicevo prima, che le medaglie non possono avere una faccia sola. Per cui, non so, in termini più classici si può dire i doni degli dèi sono perfidi, come quello che fu fatto a Remmida, ma diciamo più semplicemente, per esempio, la nostra consapevolezza che ci consentiva da una posizione di assoluta debolezza di cacciare i mammut, cioè, è la consapevolezza della morte. Per cui, che è questo che è uno degli intralci, anche secondo il professor Fuchs, è una delle fonti proprio del, appunto, che in questo processo di costruzione della nostra vita, che poi producono anche delle psicopatologie. Quindi anche le meraviglie del mondo tecnologico sono delle meraviglie, perché ci consentono, in un periodo che in altri tempi sarebbe stato semplicemente ingestibile e invivibile, comunque di interagire socialmente, di provare a sviluppare cultura e quindi di diciamo così, comunque di andare avanti molto meglio di come si sarebbe potuti andare una volta, ma producono anche frutti avvelenati ai quali bisogna stare molto attenti. Quindi YouTube ci ha mostrato la sua potenza, ma secondo me ci ha mostrato anche i suoi limiti. Certo che per contrastare i limiti non dobbiamo buttare via la sua potenza, ma il gioco, d'altra parte, il gioco della vita è questo, è un sottile equilibrio. Per cui bisogna intenzionalmente, con la cultura, e lì si ritorna, questo è il punto, appunto, riuscire a capare, termine toscano, scusate per una cosa, a capare il buono, selezionare il buono e scartare il cattivo. Questo è il punto. Roberto, poi sì? Però abbiamo sforato quasi ormai 10 minuti. Lo dico perché non vorrei che poi alle 2. No. Io no, beh, riprendiamo alle 2:10. Semplicemente perché c'è giustissimo. Perché altrimenti... ti ringrazio. D'altra parte non volevo strozzare. Dunque, possiamo fare... sentiamo Gioietta. Guarda, allora cercherò di stringere moltissimo, perché qui è uno degli aspetti che sia per la nostra associazione, per Firenze Magnifica, sia per il rapporto con gli insegnanti, è di una... professore Bagni potrà confermarlo questo... è veramente fondamentale, e lo è su due aspetti. Oggi uno, ed è quello quando si parla di la cultura può, ecco, nella cultura, quindi la conoscenza, quindi tutto ciò che la filosofia ci dà, sono finestre che si aprono. Se queste finestre ci portano in un duplice luogo, famiglia e scuola,
Indubbiamente l'esperienza che stiamo vivendo, terribile in questo momento, ha stancato, ha depresso, proprio per una mancanza di relazioni. Per cui, se fin dalla scuola è possibile rimettere quel senso relazionale e fin dai bambini piccoli, perché bisogna incominciare da lì, si spiega che questi strumenti che sto toccando sono strumenti bellissimi, che questo è uno strumento bellissimo, ma se lo sappiamo usare. Avevamo già affrontato questo argomento nel pensiero critico, se lo ricorda sia Stefano, se lo ricorderà altri quanti. Ecco, noi siamo andati in questa direzione e anche oggi. Quindi credo che queste finestre, se si aprono, non devono far paura, devono soltanto far cambiare strada. I ragazzi non sono oggetti da imbottire, sono oggetti di colloquio, di parlare. È questa umanità che dobbiamo riportare nelle scuole e con la famiglia. Il resto, piano piano, può darsi si riflette. Però con l'utilizzo, come si utilizzano queste cose. In questi momenti sono anche felice di non saperlo usare. Allora, accogliendo la sollecitazione di Stefano, io leggerei le ultime due domande, alla quale però proporrei di rispondere nello spazio delle risposte che ci sarà alla fine delle relazioni del pomeriggio. Quindi una è per la dottoressa Bizzari, credo. Chiedo se nella sindrome di Asperger la sofferenza per il disagio dovuto all'insufficienza di sincronia o asincronia percepita da un'intelligenza talvolta superiore alla norma sia maggiore, se la sofferenza appunto nella sindrome di Asperger sia maggiore. E l'ultima è: complimenti a tutti i relatori, condivido la visione olistica del dottor Maffei quando ha parlato di genoma immutato e ambiente. Cosa ne pensa della nutrigenomica e nutraceutica? Dunque io ci provo a pensare, ma devo confessare che la nutrigenomica e la nutraceutica non le conosco. Quindi, parlato di genoma immutato e ambiente, ecco, anche qui vorrei capire meglio. Quindi inviterei la persona che ha fatto questa domanda ad aggiungere a integrarla, dopodiché le raccogliamo e proviamo a rispondere poi nella parte finale. Quindi, se non c'è altro, mi sembra qui non ci sia altro, credo che possiamo chiudere il collegamento del mattino e andare a pranzo. Bene? Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Grazie. Allora, diciamo alle 2:10, va bene? Ci prendiamo un'ora per il pranzo, d'accordo? A dopo. A dopo.